L'ex Hotel Jolly di Cosenza, un paradosso tutto italiano, questo scatolone di cemento piazzato nel secondo dopoguerra a presidio della confluenza del Busento con il Crati deturpa il paesaggio, una nota stonata davanti al borgo antico. I tempi sono maturi per abbatterlo parzialmente, c'è anche un progetto definito per destinare i due piani che resteranno in piedi alla realizzazione del museo di Alarico, ma l'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi non può procedere, mancherebbe all'appello, pensate un po', proprio l'autorizzazione paesaggistica. E così con il cantiere aperto e il vecchio stabile pronto per essere abbattuto, i lavori sono fermi, bloccati da pastoie burocratiche e dalla necessità di acquisire tutti i permessi prescritti dalla legge. Quest'opera non ha le carte in regola, sostengono i parlamentari 5 Stelle pronti a rivolgersi ai carabinieri se qualcuno si azzarderà a rimuovere anche un solo mattone dell'antiestetico albergo. Noi non ci opponiamo all'abbattimento dell'ex Jolly. In realtà quello che chiediamo è di rispettare le procedure e di fare le cose per bene. In un territorio dove spesso i lavori pubblici vengono iniziati, poi mancano le autorizzazioni e bisogna ritornare indietro e si lasciano così delle opere incompiute o incomplete. Abbiamo chiesto ovviamente ai carabinieri che si occupano di tutelare il patrimonio culturale di vigilare, perché non bisogna andare avanti con l'abbattimento di questo edificio se prima non ci sono tutte le autorizzazioni necessarie rispetto ad un progetto che, ripeto, deve essere organico e che riguarda anche tutta la parte del fiume Crati e la riqualificazione che arriva ovviamente fino a Baiolise. Salvatore Bruno per la CNews 24.